Ci siamo lasciati pochi mesi fa e c'era una parola che rimbalzava: Wappi. Adesso siamo dentro Wappi. Siamo dentro Wappi. Abbiamo fatto alcuni mesi fa una promessa e l'abbiamo realizzata, peraltro anticipando anche i tempi di realizzazione. Wappi nasce dall'idea di 5 persone che lavorano con le proprie aziende all'interno dei centri commerciali o per i centri commerciali, e in questi anni si era evidenziata la necessità di realizzare delle aree di intrattenimento all'interno dei centri commerciali. Da qui l'idea di fare questo che è il numero zero su cui noi contiamo di lavorare. E allora si arriva al centro Archimede, si sale al primo piano e che si trova? Si trova questa splendida area giochi o area divertimento, non pensata esclusivamente per i bambini come storicamente avviene nei centri commerciali, ma una propria e vera area di attrazione per soggetti di qualsiasi età. Abbiamo sì giochi per i bambini, abbiamo i giochi per i teenagers, abbiamo giochi tradizionali che sono stati evoluti utilizzando l'ultima tecnologia, ma abbiamo anche giochi interattivi in cui la realtà immersiva diventa elemento di innovazione. A tutto questo un'altra serie di giochi, dal bowling agli scontri, a questi mega gonfiabili che molto successo hanno avuto in queste giornate di prova, il tutto ovviamente legato da questo albero stilizzato e il ponte per far provare a tutti un'emozione abbastanza wow. Dica la verità, vi siete divertiti anche tanto progettando e realizzando Wappi? Beh, devo dire di sì, c'è stata una grande componente di divertimento ovviamente, ma c'è stato anche tantissimo lavoro. Se pensiamo che 6 mesi fa è nata quest'idea e in poco più di 2 mesi l'abbiamo realizzata. L'abbiamo realizzata peraltro a Siracusa, perché Siracusa ci aveva dato tutta una serie di risposte quando siamo andati ad analizzare il territorio. Qui evidenziavamo il fatto che non esisteva un'area di questo tipo, perciò la città ne sentiva l'esigenza. Siracusa peraltro è una città molto bella, è una città che ha delle tipicità del tutto esclusive di grandissima importanza, e a Siracusa volevamo fare questo punto zero per contribuire anche noi a un elemento di novità per tutta la città che ci auguriamo possa rispondere in maniera molto positiva. E tra l'altro si può anche dire che parte da qui l'avventura di Wappi, non soltanto per Siracusa, ma diventa un concept che può e vuole arrivare anche in tanti altri centri commerciali. Certo, corretto questo. Questo, dicevo, è il nostro numero zero su cui abbiamo fatto l'esperimentazione e continueremo a farle. Però questo deve essere un progetto clonabile, duplicabile su tutta Italia. Abbiamo già ovviamente contatti in tal senso, stiamo già sviluppando questo. Gli obiettivi sono ambiziosi, non li dico in questo momento ovviamente, sono ambiziosi anche perché necessita tutta questa struttura di investimenti molto importanti. Se pensiamo che sono stati investiti 2 milioni di euro, abbiamo occupato 30 persone per poterlo realizzare, perciò crea anche ricchezza al territorio, 7 sono i dipendenti che utilizziamo per farlo funzionare, questo bene. Portiamo sì divertimento, portiamo la possibilità di passare il tempo libero a intere famiglie piuttosto che a giovani che non sanno dove andare in un ambiente peraltro sicuro, e beh, siamo soddisfatti, speriamo che la città ovviamente corrisponda a questo nostro entusiasmo. Una delle cose da ricordare è che con Wappi cambia anche il modo di vivere, il rapporto con il centro commerciale, cambia soprattutto l'orario, perché abituati a chiudere alle 9, qui si ragiona invece fino a mezzanotte. Sì, perché il divertimento non ha orari, penso. Noi, ad avere un bowling, biliardini, videogiochi, attrazioni come un Hovercraft, autoscontri, la gente, le famiglie, gli adolescenti, i ragazzi possono venire a mangiare, a giocare e a divertirsi. Quindi comporta il bowling, un radunamento tra gli amici, potete stare anche fino a mezzanotte. Come funziona? Si entra e poi come ci si muove per poter giocare, scegliere? È facilissimo, tutta la sala è domotizzata, così l'utente può girare in completa autonomia. Abbiamo dei totem all'ingresso dove tu puoi generare la tua tessera con il credito che tu vuoi e poi ti avvicini su ogni nostra attrazione che c'è un lettore swiper, appoggi la tua tessera, scarica il credito e il gioco parte. Tanto il bowling, Hovercraft, gonfiabile, playground, zone arcade e biliardo. Tutto funziona con questo sistema cashless di pagamento domotizzato. Si usa una card? Si usa una card fedeltà che te la eroga o in casa o il nostro chiosco automatico Totem, e ripeto, e poi
accumulare i crediti, poi accumulare il ticket e poi scaricarlo, cambiarlo in gadget, perché noi abbiamo macchine redemption, macchine che erano a ticket, dipende la tua abilità, guadagni più ticket o meno ticket. Con questi ticket poi ti avvicini in casa e lo scambi per un gadget. Poi però tra un gioco e l'altro, una partita bowling o il biliardo, può venire anche fame e che si fa? Noi in questo caso abbiamo una zona ristorazione, una zona party, dove abbiamo due totem che sono i nostri camerieri, dove tu puoi ordinare in completa autonomia il mangiare che vuoi e ti arriva direttamente, scegli il tuo numero di tavolo, ordini il mangiare, lo paghi nel totem, ti siedi sul tavolo e arriva dal nostro ristorante esterno.